Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Oggi vi portiamo un full day of eating. Non sapevo esattamente cosa fare, quindi ho deciso di farvi vedere tutto quello che mangio dalla mattina alla sera. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che faccio una dieta flessibile, if it fits your macros, quindi mangio praticamente un sacco di diversi tipi di cibi e li faccio rientrare nei miei macronutrienti. In questo momento stiamo andando da Starbucks, sono le 11, ci facciamo un caffettino prima di andare in palestra, ci vediamo là. Ragazzi, siamo arrivati a Starbucks. Io mi sono preso un flat white con ovviamente del latte scremato. Questo mi sa che sono 200 mg di caffeina, che sono ottimi prima della palestra. Sam, invece tu che hai preso? Io ho un caramel macchiato Dica, perché non bevo caffè, però è molto buono. Quindi tu vai senza caffeina. Io invece mi sono preso la caffeina e in più mi sono portato, non lo posso fare da Starbucks, ma uno dei miei proteini, che ovviamente li sto prendendo per un po' di proteine prima della palestra. Comunque sì, noi saremo qua una mezz'oretta e poi ci vediamo in palestra. Macronutrienti della colazione / pre-workout sullo schermo in questo momento. Ora andiamo in palestra. Io non vado in palestra da 5 giorni, quindi penso che seguirò Simon. Farò vedere un altro po' di esercizi, ma mi sa che faremo un full body, che secondo me è l'opzione migliore. Vediamo pure se riusciamo a entrare gratuitamente. Easy Gym, la palestra di Easy Jets. Seguiamo sto Sammy. Primo movimento, quindi le trazioni, ora passiamo a fare il primo movimento per il petto. Che famo G? Allora, abbiamo finito tutti i movimenti praticamente composti, comunque su cui proviamo di carico, e ora passiamo ai movimenti solamente un po' di pan, ci mettiamo un po' di più. Appena finito l'allenamento, spero che avete più o meno capito ovviamente i movimenti composti o comunque quelli in cui pensi di progredire, in cui veramente puoi applicare il sovraccarico progressivo all'inizio, poi un po' più di pump, un po' più di divertimento alla fine. Comunque, sempre sta ancora a fine, abbiamo quasi finito, andiamo a mangiare qualcosina, non so esattamente dove, forse cuciniamo a casa, passo questo workout, speriamo che sia buono. Sammy in bulk mode, che è successo? Sei diventato enorme? Oh, cazzo! Oh. Bye bye Easy Gym. Ed è uscito il sole qua a Londra. E ragazzi, prima di cucinare il mio pasto post workout mi mangio questo snack al mango. Sono esattamente 125 calorie, 0 grammi di grassi, 23 grammi di carboidrati e mi sembra un paio di grammi di proteine. Quindi questo mentre cucino sul pasto post workout. E vi faccio vedere fra un secondo cosa ho cucinato.
Eccoci qua ragazzi con il pasto post workout, spero che riusciate a vederlo. Qua ci sono 150 grammi di insalata, poi qua ovviamente un sacco di riso dato che siamo a bulk, 300 grammi di riso, 150 grammi di pollo con un po' di salsa green curry Thai. Quindi questo sarà il pasto post workout. Noi ce lo godiamo, intanto ci guardiamo uno dei video di Marcello Ascani che sia io che Simon abbiamo appena scoperto che è un grande, ci sta facendo divertire qui. Finito su quel pranzo, era veramente un sacco, non sono abituato a mangiare così tanto. Macronutrienti e calorie per tutto il pasto lo metto in questo momento sullo schermo. Penso che ora mi rilasso, faccio un po' di editing per un altro video, mi farò una doccia che sono ancora sudatissimo, non l'ho ancora fatta, e ci vediamo per cena. Come promesso, eccoci qua per cena. Penso che sia una delle uniche volte che mi vedrete consumare e mangiare pasta, perché non la mangio così spesso. Ma qua stiamo cuocendo 500 grammi di spaghetti che ci divideremo io e Simon a metà. Qui vedete una passata di pomodoro che la userò io perché mi faccio una bella pasta al tonno. Due scatolette di tonno proprio qua che mi daranno i 60 grammi di proteine per colpire i miei numeri giornalieri. Qualche oliva, sta al tonno per me, e invece Simon farà una carbonara, quindi ecco qua la pancetta che sta cucinando. E qua ha preparato anche ovviamente le uova con del formaggio. Lui c'ha un po' più di calorie che deve colpire dato che sta in un bimbo, come avete visto è abbastanza magro, quindi non c'è veramente tanto, intorno alle 3000 calorie. Finisco di cucinare qua e vi faccio vedere come esce il prodotto finale. Vi ho piazzati lassù che così magari riuscite a vedere meglio questo piatto di pasta. Questa sarà 150 grammi di pasta con un po' di tonno, delle olive, una cosa squisita, non vedo l'ora di mangiarlo. Gli vuoi far vedere la carbonara? Una buona ride sta cosa. Fa troppo ridere. Cioè, buona. La pancetta messa un po' tutta a destra, non so perché, però io me la gusto. Io vorrei partire il timelapse. Va bene. Timelapse di noi che mangiamo.